e B le abbiamo imparate. Ora tocca alla C, alla D e alla E, tutte in una volta. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te in questa nuova puntata del corso di calligrafia. Allora, calligrafia moderna o brush lettering, insomma. La calligrafia che tanto si usa in questo periodo e che ha radici antichissime. Allora, vi ho lasciato un po' di tempo per fare la A e la B. Credo che siete entrati nel meccanismo del salire sottili e scendere con un tratto più pesante, quindi adesso possiamo un pochettino sveltire la cosa. Oggi continueremo con la C, la D e la E. Vedrete che sarà divertente mano a mano prendere sempre più abilità nel poter scrivere queste lettere con disinvoltura. La mia preferita è la E, ma anche la C e la D hanno il loro perché. E allora, bando alle rime, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a scrivere C, D, E, corsivo e stampatello. Oggi faremo quindi la C, la D e la E, perché siamo stati un po' fermi e bisogna recuperare. Quindi C, D, E, pronti per te. Useremo per farli sia il color brush della Pentel, che farò vedere vari tipi, così in modo che voi possiate spaziare, l'acqua brush della Pentel con gli acquerelli, e proveremo così insieme questi nuovi acquerelli della Pentel che mi sono arrivati freschi e che non vedo l'ora di provare. Guardate, sono ancora sigillati, hanno la plastichina. Se vi interessa la recensione, fatemelo sapere. E poi userò anche i Copic, perché molti di voi hanno appunto i Copic e mi hanno chiesto: si può fare anche con i Copic? Lo vediamo insieme. Allora, facciamo C, D ed E. Cominciamo subito. Io sto usando il blu di Prussia oggi. Ho tradito il mio classico oltremare. È il punta sottile degli Aqua Brush. Ok, cominciamo. Facciamo la C maiuscola in corsivo. Si sale sottili, si scende spessi e si risale sottili, tenendo un andamento curvilineo, molto morbido. Voilà, che visto così è facile e anche con un po' di allenamento lo sarà. Idem per la minuscola in corsivo. Se volete, la maiuscola non ha la stanghetta, la minuscola invece, se volete l'asticella, potete metterla a seconda che sia al centro frase o capo frase. Per quanto concerne invece le stampatello, è molto più semplice. Si parte sottili, si scende spessi e si torna sottili, ma con un andamento meno curvilineo. Ok? C e C. La D è un pochino più carina. Cambiamo strumento. Allora, questo l'ho fatto con l'acquerello, che è un bellissimo acquerello. Guardate che tratto omogeneo che rilascia. Ora usiamo il color brush, sempre di Pentel. Facciamo la D. La D è una lettera molto bella. Comincia come una O, quindi scende grossa e sale sottile. L'asticella è fatta come una sorta di L, quindi sale sottile leggera e affonda in basso spessa. Ve la faccio vedere. Questa è l'incipit, quindi sale sottile e affonda spessa per risalire sottile, questa forma, questa sorta di L. La D è una di quelle lettere che mi ha fatto più tribolare, la D maiuscola nell'alfabeto. La prima, quella più difficilotta, è quella in cui si scende grossi, l'asta la scendiamo grossi, facciamo il ghirigoro sottile per ingrassarsi nella discesa, per poi rimpicciolirsi il tratto nella salita e ringrassarsi nella discesa. Vi faccio vedere. Di stampatello è molto più semplice.
Ok? Allora, la E è molto carina. La E minuscola e corsivo deve fare una curva, cioè voi dovete partire col gambo storto, girare e poi scendere dritti. Vi faccio vedere. Ok? Il Copic è bellino, ma è un po' rigido. A me, tra gli strumenti per la scrittura, piace meno di tutti. Infatti, se permettete, io lo metterei da parte, perché vi faccio vedere la stessa E fatta con un aqua brush, un color brush, come viene. È tutta un'altra cosa. Ok? La E maiuscola è bellissima. Allora, si sale sottili, si scende pesanti, si assottiglia, si scende pesanti e si torna su sottili. Le E sono le mie lettere preferite, devo essere sincera. In stampatello non cambia molto, cambia poca cosa, si è leggermente più rigidi. E. Ma ripeto, potete farla così come potete farla così, come potete farla in altri 3000 modi. Secondo me, se dovete fare una grafia, le più belle sono queste due e queste due, quindi dare un movimento che sia sì fluido ma anche fatto molto bene. Ora vi segno i movimenti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qui invece 1, 2, 1, 2. Quindi un passaggio in meno. Qui è un po' più complesso, c'è 1, 2, poi quello che non vedete, che è un in salita 3, e che è anche questo 3, per poi ridiscendere grosso 4 e risalire 5 più piccolo. La D è più complessa. 1, 2, scendete più grossetti 3, per risalire più sottili 4, per ridiscendere più grossetti 5. Vedete come i passaggi mano a mano si intensificano. 1, 2, 3 e poi di qua 1 e 2. La E, vi tengo ad esempio questo, quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, mentre questa è 1, 2, 3, ok? Questa è molto più semplice perché è semplicemente 1 e 2 e poi 1, 2, 3, 4. Dopodiché potete caratterizzare come più vi pare la vostra grafia. Ognuno di noi ha una pendenza, un tono, un timbro di calligrafia che è precipuo, personale, quello che ci distingue. Della moderna calligrafia, quello che non mi piace è l'omologazione. Quindi cercate, io per esempio
come ho fatto in questa, cerco di, e anche in questa, in molti tratti ritrovo la mia grafia normale, cerco di lasciare la mia caratterizzazione, voglio che le scritture siano mie. Voi seguite il concetto degli spessori, ma poi adattatela al vostro modo di piegare il polso, perché questo caratterizzerà questa grafia, facendola diventare la vostra. Ora io vi faccio le foto delle singole lettere e ve le lascio un pochettino a fine video. Fatevi una pagina di ogni lettera. Sembra un lavoro infinito, andrà via anche abbastanza velocemente a dire la verità, però vi assicuro che è una cosa necessaria per allenarvi, per proprio mettervi sotto con il lavoro. Quindi buon lavoro, vi lascio alle lettere finite. Mi scuso per qualche imprecisione, ma io non le preparo prima e ve le faccio vedere, sono estemporanea e capiterà sempre di fare qualche tratto incerto, di avere un pennello che si ingrippa, scusate il termine tecnico, mentre andate, o che fa le grinze. Non importa, ripassateci sopra, riaggiustate il tratto. Io penso che sia giusto anche farvi vedere l'iter normale del lavoro, non riprendere 5 volte una lettera finché non viene bene e vi faccio vedere quanto sono brava. Quindi mi sono aggiornata e il mio aggiornamento di persona comune, perché questa non ha nulla a che vedere con l'arte, questo dovrebbe essere insegnato a scuola, lo condivido con voi perché penso che sia un arricchimento personale molto molto bello. Detto ciò, non vi tengo più qui, vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Una pagina per ogni lettera, una pagina per la minuscola corsivo e per la maiuscola corsivo un'altra pagina, idem per la minuscola stampatello e la maiuscola stampatello. L'allenamento è l'unico metodo per impratichirsi, non ci sono altre tecniche misteriose, solo olio di gomito e tanta buona volontà, ma quella non manca agli amici di Arte per Te. Se il video vi piace, mentre ci siete, allenatevi anche a scrivere un bel pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Io vi ringrazio sempre perché siete sempre carini e gentili con me e mi aiutate a far crescere il canale, quindi grazie a tutti. Noi ci si rivede sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima volta!